Drammatico incidente stradale sulla strada statale 372 nel territorio del comune di Avignano. A scontrarsi due auto. Nell'impatto si contano 7 feriti gravi, tra cui 3 bambini ed un neonato. Sul posto la squadra del distaccamento di Telese Terme, dei vigili del fuoco e sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Le indagini chiariranno la dinamica del sinistro stradale. I carabinieri di Montesarchio, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno tratto in arresto e in flagranza per il reato di omicidio un 57enne di Pannarano, gravemente indiziato per l'omicidio del fratello di 68 anni pensionato. Nello specifico, nella tarda serata del 3 luglio, i militari dell'arma sono stati allertati dalla chiamata dapprima di un abitante della via Piano di Pannarano, che li informava della presenza del proprio vicino in casa con una testa umana tra le mani. A contattare i carabinieri pochi istanti dopo è stato lo stesso uomo, che in stato di agitazione ha richiesto l'intervento dei militari. La pattuglia dell'arma, giunta immediatamente sul luogo, ha trovato l'uomo nel cortile della propria abitazione con la testa del fratello tra le mani, sotto shock per l'accaduto. Il corpo della vittima è stato rinvenuto all'interno della camera da letto dell'abitazione, con accanto un'ascia verosimilmente utilizzata dal fratello per compiere l'efferato delitto. Sul posto si è avuta la presenza del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica e il medico legale, oltre ai carabinieri di Benevento per le indagini del caso. Il presunto autore è stato condotto presso gli uffici di Montesarchio, dove al termine delle formalità di rito e degli esami tossicologici per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti è stato dichiarato in arresto e condotto presso la casa circondariale di Benevento. La salma del fratello è stata trasportata presso l'ospedale San Pio di Benevento. L'abitazione è sotto sequestro. Il fratricidio avvenuto nel Beneventano è un fatto talmente agghiacciante e aberrante da lasciare tristemente sgomenti. Siamo tutti sconvolti per quest'atto cainesco, di fronte al quale tutti ci rimettiamo attoniti alla giustizia. Tuttavia preghiamo i media di non associare, come purtroppo è avvenuto anche da parte di network importanti, la città di Benevento a questo assassinio, che invece è avvenuto nel Beneventano. Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Un uomo di 31 anni è stato trovato senza vita a Faicchio. Infatti, per cause in corso di accertamento, l'uomo si sarebbe lanciato volontariamente contro una porta finestra in vetro, sfondandola. Sul suo corpo sono state trovate numerose lesioni e ferite mortali che gli hanno cagionato la morte per dissanguamento. Sul posto i carabinieri di Cerreto Sannita per le indagini del caso e per comprendere le motivazioni che hanno portato l'uomo al tragico gesto. Un incendio è divampato in un deposito dell'oleificio Mataluni di Montesarchio. Infatti, secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sarebbero scaturite dagli scarti oleari per un effetto di autocombustione. I dipendenti hanno subito fatto scattare l'allarme quando hanno visto fuoriuscire i primi fumi. Sul posto sono sopraggiunti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, delimitata e messa in sicurezza la zona e l'oleificio. I militari della Guardia di Finanza di Benevento hanno sottoposto a sequestro 46 grammi di sostanza stupefacente. Nei giorni scorsi, infatti, una pattuglia della tenenza di Montesarchio, in servizio presso l'arteria stradale Appia, ha notato un'autovettura con a bordo due soggetti che, alla vista dei finanzieri, al fine di non destare sospetti, dapprima si è fermato presso un bar e successivamente ha continuato la propria marcia. Pertanto i militari hanno segnalato la predetta autovettura ad un'altra pattuglia, che ha sottoposto a controlli due soggetti, i quali hanno abbandonato l'auto per disfarsi di 9 grammi di cocaina e uno di hashish. Tuttavia, grazie alla prontezza dei militari, sono stati immediatamente bloccati e recuperata la predetta sostanza stupefacente. Inoltre, le perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei predetti soggetti residenti a Foglianese hanno portato a ritrovare ulteriori 36 grammi di hashish e un bilancino di precisione. I predetti sono stati denunciati alla procura e la sostanza stupefacente sequestrata. L'impresa culturale Kinetes Arte, Cultura, Ricerca e Impresa promuove Raro, Festival del Lavoro Creativo e Culturale, prima edizione, che si terrà a Morcone dal 5 luglio al 4 agosto. L'intervista alla professoressa Rossella Del Prete, responsabile scientifica e artistica dell'evento, storica ed esperta di governance del patrimonio culturale, docente presso l'Unisagno e fondatrice proprio dell'impresa Kinetes.
del Festival del Lavoro Creativo e Culturale Raro, organizzato in collaborazione con la prima e unica residenza per artisti e scrittori nel Sannio, la casa di Hilde, Maison de Charme et Art a Morcone, uno dei borghi storici più suggestivi dell'Interland campano. Ma sicuramente abbiamo dei collegamenti e degli ospiti di grande prestigio e abbiamo puntato essenzialmente a utilizzare un po' tutti i linguaggi dell'arte e della cultura per affrontare appunto questo settore professionale della cultura e della creatività. Avremo il linguaggio del cinema, avremo il linguaggio della fotografia, avremo il linguaggio dell'artigianato artistico, cioè tutte attività che possono creare, che devono e che in molte situazioni creano delle opportunità di lavoro, che però al tempo stesso valorizzano i luoghi in cui poi queste attività vengono svolte. Poi ci sarà un'attenzione particolare al lavoro nelle aree interne. Porteremo a Morcone i risultati di 2 anni svolti con il Festival del Lavoro nelle aree interne a Sottovedia Mannelli in collaborazione con Fondazione Appennino e Rubettino Editore e con la mia associazione di storici RESPRO, Rete di Storici per i Paesaggi Produttivi, con cui abbiamo raccolto appunto tantissimo materiale e tantissime esperienze. Per cui in quell'occasione avremo con noi alcuni casi di giovani intraprendenti, creativi, che insomma hanno deciso di restare nelle nostre zone inventandosi delle attività che potrebbero sembrare banali ad una prima osservazione, ma che invece hanno un fondamento e un legame forte con il territorio che costruisce degli altri legami, degli altri ponti e delle altre attività. Abbiamo ottenuto poi il patrocinio dell'Ordine degli Architetti di Benevento, questo perché tra i vari ospiti avremo anche tanti architetti, tanti storici dell'architettura, tanti studiosi del paesaggio anche e dei processi produttivi di certi territori. Avremo per esempio anche l'esperienza della Scuola dei Piccoli Comuni che sta andando avanti in Molise e che sta avendo degli ottimi risultati. Parleremo delle varie professioni dell'arte e della cultura, le affronteremo praticamente tutte, perché parleremo anche di archivisti, di bibliotecari, di museologi, così come parleremo di scrittori ed editori, di architetti, appunto, come dicevo prima, e tante altre attività che metteremo insieme. L'Eco del Sannio, cronaca, politica, sport e soprattutto inchiesta. L'Eco del Sannio è il giornale online della verità, libero e indipendente. Consultalo al sito www.ecodelsannio.it. Direttore responsabile Daniela Piesco. L'Asia ha aderito alla Rete Sud promossa da Utilitalia, insieme ad altre 7 utilities del Mezzogiorno che hanno deciso di fare squadra per migliorare i servizi offerti ai cittadini ed affrontare congiuntamente le principali sfide operative, finanziarie e regolatorie del momento. In sostanza si tratta di un progetto chiave per il rilancio degli investimenti infrastrutturali nei settori dell'acqua, dell'ambiente, dei rifiuti e dell'energia che utilizzano un approccio sussidiario, ponendo le basi per compensare i limiti che derivano da un'eccessiva frammentazione gestionale. Lo andiamo dicendo da sempre, nessuno deve essere lasciato indietro e così un poco alla volta, grazie alla tenacia di chi fa il sindacato, secondo giusta missione, grazie alla pazienza e alla fiducia dei lavoratori e delle lavoratrici e ultimo ma non per importanza la dirigenza ASL di Benevento che ha accolto fattivamente le nostre richieste relative alla proroga dei termini utili a garantire una massiva opera di stabilizzazione dei contratti precari in scadenza, diluendo anche i tempi entro i quali maturare gli opportuni requisiti. Riportiamo con grande soddisfazione il dettato della delibera dirigenziale con la quale si normalizzano ben 24 rapporti di lavoro precario e discontinuo, così la FIPCGL di Benevento, in particolar modo il segretario generale Domenico Raffa, che continua: sapevamo che sarebbe arrivato questo momento e lo sapevamo perché non ci siamo limitati ad attenderlo, ma giorno dopo giorno abbiamo fatto il possibile per costruire un ponte verso la stabilizzazione dei contratti.
Il GIP del Tribunale di Benevento, il dottor Roberto Nuzzo, ha disposto il decreto di giudizio immediato nei confronti di Italo Cilento, 40 anni, di San Nicola Manfredi, imputato di invasione di terreni comunali. Questo processo sorge da alcune denunce sporte dal sindaco di San Nicola Manfredi, Artur Leone Vernillo, con cui lamentava il fatto che Italo Cilento, in qualità di legale rappresentante della società Tecnimonde SRL, al fine di occuparlo, invadeva arbitrariamente e occupava aree di proprietà del comune di San Nicola Manfredi, recintandolo sul suo perimetro esterno con paletti in legno e rete elettrosaldata e mantenendolo unita alla propria area nel lato indietro, depositando materiale di vario genere, mezzi meccanici e container. È stato citato in giudizio in qualità di persona offesa il comune di San Nicola Manfredi nella persona del sindaco Arturo Leone Vernillo, che costituirà parte civile assistito dall'avvocato Vittorio Fucci, l'imputato è assistito invece dall'avvocato Angelo Leone. Il bilancio dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie è largamente positivo. È stata ancora una volta una straordinaria festa di popolo. Siamo particolarmente soddisfatti del successo riscosso dalla nuova formula che ha coinvolto anche la zona alta della città con l'allocazione del Luna Park in Piazza Risorgimento, una scelta che si è rivelata assolutamente positiva e apprezzata sia in termini di sicurezza che commerciali, lo scrivono in una nota il sindaco Mastella e l'assessore alle attività produttive Ambrosone. È stata un'ottima occasione di legittimo guadagno sia per il commercio ambulante che per quello stanziale e il lavoro del settore attività produttive, che ringraziamo nell'organizzazione dell'evento, è stato ancora una volta esemplare. Il Centro Studi del Sannio di Benevento invita a partecipare alle iniziative gratuite estive estate a Basciamaron 2024 che si terranno nel cortile della Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento. 4 appuntamenti per trascorrere insieme qualche ora serena e di riflessione con un'attenzione specifica al territorio. Nell'occasione il Centro Studi del Sannio lancia anche l'iniziativa della cena culturale che si terrà il 29 luglio a partire dalle 21. Siamo felici, afferma il direttore del Centro Studi Palumbo, di proporre questi appuntamenti che possono incontrare l'interesse di tanti. Si partirà lunedì 8 luglio alle 21 con Benevento e la storia della musica ai protagonisti a cura del maestro Enrico Salzano e della Salzano Band, un interessantissimo incontro che farà seguito a quello dello scorso febbraio e che vedrà un racconto affascinante del maestro Enrico Salzano, che coordinerà alcune importanti testimonianze affidate alle professoresse Carmelina Cirillo e Graziella Sorgente e dello storico cantante sannita Romolo Fiore. L'ASDIM, Associazione Diabetici Italia Meridionale di Benevento, dopo aver ospitato nella propria struttura medici specialisti e professionisti universitari nel campo medico, è lieta di programmare una serie di incontri con il dottor professor Maurizio Capece, cardiochirurgo specializzato in malattie dell'apparato cardiovascolare, consulente cardiochirurgo presso l'Università di Bristol. La visita completa con il noto cardiochirurgo comprende il controllo carotideo tramite l'eco color Doppler, ECG, ecografia cardiaca e una consulenza sui risultati ottenuti. L'incontro di medicina sociale è rivolto non solo agli associati, ma a chiunque voglia approfondire il proprio stato di salute. L'associazione vi aspetta presso la sede sita in Contrada San Chirico, Parco Digi Garden a Benevento. Per tutte le informazioni e per prenotare la visita di sabato 13 luglio dalle 8:30 alle 18 potete contattare il numero 351 7185 946. Il gruppo di comunicazione TV7, Radio International e Social è pronto a ripartire per la stagione sportiva 2024-2025. Ben 4 i format dedicati al Benevento Calcio, al campionato di Serie C, alle prestigiose realtà sportive sannite. Break Sport, Anteprima Benevento, Sport 7, Live in Tour e Bar Sport 91esimo minuto. 4 produzioni per sognare ed emozionarci nel segno della passione giallorossa. Diventa protagonista del prossimo avvincente campionato. Scegli di essere partner commerciale di format uniti in un unico grande amore. Scopri tutti i vantaggi contattandoci al 329 8750 445 oppure al 338 3711 994. TV7, Radio International e Social, da sempre al fianco dei colori giallorossi.
In attesa dell'ufficialità di Jacopo Manconi in arrivo dal Modena e del rinnovo di Amato Ciciretti, che prolungherà di un anno il vincolo contrattuale con la Strega, il Benevento mette a segno un altro colpo per il reparto offensivo. È un passo infatti la conclusione dell'affare che porterebbe Davide Lamesta a vestire i colori giallorossi. L'ala destra classe 2000 è atteso in città sabato 6 luglio per svolgere le visite mediche di rito e apporre la firma sul triennale che lo legherà al club di via Santa Colomba, nonostante sull'attaccante di Venaria Reale ci fossero anche altre società di Serie C come Avellino e Trapani. Lamesta si era promesso al sodalizio sannita e lascerà quindi Rimini, con cui la scorsa stagione complessivamente ha messo a referto 11 gol e 13 assist, per entrare a far parte della squadra di Mister Auteri. Che il Benevento avrebbe esordito nella stagione 2024-2025 nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C l'11 agosto prossimo era risaputo, andava scoperto però l'avversario con la Lega Pro, che ha reso note poco fa le sfide del primo turno della Coppa di categoria. La Strega di Mister Auteri dunque ospiterà il Taranto di Mister Capuano tra le mura amiche del Vigorito l'11 agosto alle ore 21. In caso di successo, i giallorossi una settimana più tardi, domenica 18 alle 21, affronteranno sempre in terra sannita la vincente della sfida Potenza Audace Cerignola per il secondo turno eliminatorio. In merito alla sottoscrizione delle tessere per la campagna abbonamenti relativa alla prossima stagione 2024-2025, la Morca e Move il Sannio e le altre streghe, il Benevento Calcio fa registrare 692 abbonamenti. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2024-2025, che vede il Benevento 5 per la prima volta in astri di partenza del campionato di Serie A Futsal, sono stati ufficializzati nuovi ingressi nell'organigramma societario. Francesco Di Perna è stato nominato vicepresidente, Paolo Rocco è il nuovo dirigente addetto agli arbitri e ai rapporti federali, Luca Ricciardi concessionaria sarà 3, infine sarà brand ambassador del club Benevento 5. E oggi siamo in astri di partenza della stagione 24-25 della Serie A. È importantissima per noi perché ci troviamo nel futsal che conta e sicuramente vorremmo dare lusso anche alla città di Benevento e ai nostri tifosi di vivere questa emozione grandissima di vedere il grande futsal qui a Benevento. Per noi è importante sicuramente vivere questa grande emozione e questa grande annata, poi quello che chi vivrà vedrà. L'obiettivo ovviamente è quello di mantenere la categoria. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria, poi sai, l'appetito viene mangiando e vedremo cosa succederà. In questo momento abbiamo confermato un blocco di italiani forti che avevamo già lo scorso anno e sono stati protagonisti della nostra vittoria del campionato, e più abbiamo già chiuso qualche colpo straniero, tra cui uno annunciato, Ierai, un elemento di grande esperienza che ci porterà muscoli, qualità e tecnica per un campionato così difficile qual è la Serie A. E lui viene da un'esperienza pregressa già in Serie A col Pomezia, quindi è abituato a questi palcoscenici. In più abbiamo chiuso anche un altro portiere, che un portiere che si giocherà al posto con Matteus, un portiere affidabile come Luberto, non a caso giocava lo scorso anno col Pesaro ed è arrivato in semifinale playoff scudetto. E gli altri colpi che arriveranno nei prossimi giorni sono colpi tutti già definiti con il mister, e la ciliegina, diciamo, l'elemento che poi in questo campionato penso ci porterà a fare la differenza, è il pivot. Non devi sbagliare il pivot, lo stiamo cercando, stiamo trattando diversi profili importanti, però ancora non abbiamo chiuso questa trattativa. Si inizia una nuova stagione, siamo fieri del risultato raggiunto. Oggi presenteremo il nuovo asset societario con l'ingresso anche di nuove figure all'interno della società. Siamo chiamati a un senso di responsabilità non solo per l'intera città ma per l'intera provincia, per portare il nome di Benevento per l'intera penisola. Un imprenditore che viene fuori è venuto ad abitare addirittura e anche a portare la sua attività alla nostra città, è Francesco Di Perna, che è stato nominato vicepresidente della società Benevento Calcio a 5. Bisogna tener conto che tutta Benevento è provincia, attenzione, Benevento non è isolata. Quando si parla di Benevento parliamo del Sannio, di tutta la provincia di Benevento, ha un momento di veramente di volitività che non c'è mai avuto. Si vuole arrivare in alto e si vuole restare in alto. Ecco perché Benevento A5, che è la prima in Serie A, secondo me si trascinerà appresso con l'entusiasmo anche altre realtà. Ecco perché
apriamo gli occhi tutti, siamo, e viviamocelo questo momento, che non è un momento facile. Io che ho vissuto tanti momenti molto più delicati, molto più difficili, vi posso dire come testimone che questo è un momento bellissimo, eccezionale, non ce lo perdiamo, viviamocelo nella consapevolezza di tutto quello che è stato realizzato fino ad oggi e tutto quello che abbiamo ereditato dal passato, sia un passato più vicino sia un passato di 2000 anni fa, perché noi abbiamo dei monumenti, abbiamo tante cose che ci vengono dal passato e rendono questa città e questa provincia veramente preziosa. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.